Situazione più o meno analoga nel Grigione italiano sulla 13, dove le poche auto tentano la fatidica scalata al San Bernardino, in un paesaggio surreale. A Grono a mezzogiorno si misura già mezzo metro di neve, ma gli abitanti non se la prendono più di tanto. Beh, saremmo abituati a vedere inverni piuttosto caldi, questo chi l'anno inverno fa sul serio. Quindi chi che una volta fioccava, ecco, adesso fioccate. Il Locarnese adesso, dove la protezione civile a titolo preventivo ha alleggerito dalla spessa coltre bianca alcune strutture come il tetto del palazzetto Fevi, ininterrotta anche qui l'attività dei mezzi spazzaneri. Erano anni che merli e torri del castello visconteo non si mostravano così imbiancati. La neve è caduta abbondante anche su tutto il Locarnese, per fortuna però con problemi contenuti. Per prevenire crolli o disagi, la protezione civile, all'opera con 30 uomini, ha alleggerito dalla neve il tetto del palazzetto Fevi e i pontili del porto di Locarno. Intenso il lavoro anche alla sede degli spazzaneve. Il servizio è iniziato nella notte con una ventina di operai del comune. Messe sotto pressione, alcune macchine hanno avuto dei guasti e hanno dovuto subito essere riparate. In tutto a Locarno circolano 2 autocarri, 6 mezzi leggeri e 3 più piccoli per i marciapiedi. Gli uomini cominciano a essere stanchi, perché quelli che hanno cominciato alle 3 adesso hanno bisogno del cambio. Cominceranno verso le 5 di questa sera fino a domani mattina, alle 4, alle 5 o mezzogiorno, non si sa ancora, perché gli uomini sono pochi. Forse domattina a dare il cambio si mobiliterà anche qualche milite della protezione civile, anche perché la conformazione urbana complica le cose. La difficoltà della città di Locarno è che quando si passa a fare la neve non si riesce, quando è troppa non si sa dove metterla, ecco, perché i marciapiedi sono pieni, i posteggi sono pieni e quello è la grande difficoltà. Quando le precipitazioni smetteranno, si useranno automezzi speciali per raccogliere la neve e scaricarla in un piazzale vicino allo stadio. Non si può infatti più buttarla nel lago come si faceva una volta, perché è troppo inquinata anche dal sale. Così, nello specchio d'acqua del Verbano galleggiano indisturbati i gabbiani, come qui ad Ascona, dove barche a vela e palme appaiono come un ricordo lontanissimo dell'estate. Ed ora la parola all'esperto, abbiamo al telefono Giovanni Kappenberger di Meteo Svizzera. Allora, come si spiega questo evento che si direbbe eccezionale, forse quasi da record? Sì, buonasera. Infatti è una situazione abbastanza anomala, un po' simile a quella di metà gennaio del 1985 e forse lo sarà anche per i quantitativi, con una depressione giunta dal nord-est, dalla Danimarca, e diretta verso sud-ovest, verso la Francia, traiettoria tutta speciale. In questa maniera essa ha risucchiato dell'aria umida da sud-est, dal Mediterraneo in direzione delle Alpi, dove abbiamo una situazione di sbarramento e l'aria umida che affluisce trova l'aria fredda che c'era qui prima, per cui le nevicate sono abbastanza leggere, si tratta di neve polverosa. Stasera qui misuravamo 57 centimetri e con un peso solo di 50 kg al metro cubo come tipo di neve.